Ed è giunto il momento di ricominciare a fare un po' di vlog dietro le quinte. Quello di oggi sarà un po' caotico, io sarò un po' brutta, però il dietro le quinte deve essere così, pieno di cose belle. Sto finendo di organizzare gli ultimi dettagli che mi riguardano per l'evento che ci sarà tra 4 giorni, siamo a meno 4 dal grande giorno, che è il primo incontro in atelier organizzato da me e da altre 4 splendide donne. Adesso vi racconto tutto. Le 4 donne in questione sono una, ovviamente io, Stefania del brand Con Essenza, sarta bravissima, mi vedete ormai da anni indossare le sue creazioni, lei indossa le mie perché in realtà siamo state prima una cliente dell'altra, poi siamo diventate amiche e poi abbiamo deciso di creare qualcosa di ancora più grande e chissà domani che cosa ci inventeremo. E le altre due invece non le conoscete e sono Laura, che è una allestitrice visual bravissima a organizzare spazi sia di case che di negozi, e c'è poi Eni, che io conoscevo tantissimi anni fa quando io avevo il blog di scarpe, lei aveva un blog di moda. Lei ovviamente abitava a Brescia, io ero ancora a Roma. Ci siamo un po' persi di vista negli anni, ma ci continuavamo a seguire online. E adesso finalmente ci siamo rincontrate perché lei già conosceva Stefania e lei oggi si occupa di eventi, allestisce delle tavole bellissime, si occupa proprio di bellezza per gli spazi e non per la persona. Quindi ci completiamo alla perfezione a vicenda, senza forzature, e ci siamo proprio trovate bene insieme. Ognuna di noi ha un motivo diverso che l'ha portata a voler creare incontri in atelier. Io vi racconto il mio, poi magari chissà, avremo anche loro ospiti un giorno e vi racconteranno i loro. Mi devo però appollaiare meglio perché la cosa è un po' intima e personale. Sapete quel vecchio e caro detto, le donne non sanno fare squadra, le donne odiano le altre donne, le donne non collaborano con le donne? Io ho sempre pensato che fosse falso. E ne ho avuta la conferma, ma tra il pensare che fosse falso e averne la conferma ci sono stati un sacco di anni in cui questa cosa boom boom rimbombava nella testa e quindi anch'io in passato devo ammettere di essere stata una donna un po' stupida con altre donne, forse una ragazza stupida, no, assumiamoci le nostre responsabilità, io non so da che età ci si può considerare donne, però tornassi indietro adesso farei tante cose diversamente, ma non posso, quello che posso però è farlo da adesso al futuro. E creando proprio un gruppo forte di donne che si stimano a vicenda, non per finta simpatia, ma proprio perché si rincontrano e si ritrovano negli stessi valori, pur facendo cose molto diverse, e la cosa fantastica è pur avendo caratteri molto diversi. Non c'è io prevarico te, non c'è io sono meglio di te, io sono più brava di te, è un mettiamo al servizio di questa idea, che è l'accoglienza al femminile, tutto quello che noi sappiamo fare di bello, senza pensare a tu hai fatto 3, io voglio fare 4, devo essere la prima, devo essere la seconda. Noi tra noi 4 ci siamo trovate subito molto bene e abbiamo proprio ideato questa serie di incontri dal vivo, unicamente dal vivo, almeno in questa fase perché vogliamo procedere per gradi, dedicati proprio ad altre donne. Quindi ci saremo noi sempre, ma non sempre avremo un ruolo da protagoniste, da superstar. E infatti io nel primo evento, non, io in nessun evento, però, in nessuno degli eventi che abbiamo programmato per quest'anno avrò il ruolo da superstar, sarò soltanto una delle padrone di casa, farò ovviamente l'accoglienza, ci saranno gli accessori in modo essenziale perché poi ci servono anche per fare un po' delle cose pratiche, però non sarò la stella della festa. Questa cosa mi piace un sacco, mi piace proprio tantissimo perché abbiamo creato questi 3 eventi al momento, tutti molto particolari, tutti molto belli, ma in cui però non è necessario forzare la presenza di tutte, se non appunto come padrone di casa, quindi ci sarà la parte iniziale in cui ci presenteremo, però poi largo ad altre donne e abbiamo ovviamente invitato altre donne. L'evento del 4, che il primo sarà dedicato al cambio di stagione, sia per la parte armadio, quindi Laura si occuperà proprio di allestire diverse opzioni di armadio con la maglieria, la seta, le cinture, gli accessori, tutto ciò che magari un po' ci complica la vita in fase di cambio di stagione, e poi ci sarà Daniela, che è una chimica industriale bravissima, che come me ha il suo brand, ovviamente di skincare, che si occuperà invece della parte pellaccia. Che cosa dobbiamo fare per la nostra pellaccia nel cambio di stagione dopo il caldo estivo, il sole, le macchie, tutto il resto? Ce lo spiegherà l'evento. Ce ne sono poi altri 2 programmati per novembre, per quelli c'è ancora posto, quindi se siete più o meno in zona Brescia o comunque anche da lontano volete venire, scrivetemi una mail a info@modaessenziale.com. Vi dico poi dove iscrivervi alla newsletter ufficiale degli eventi, che non è la mia di moda essenziale. Vogliamo fare proprio una cosa a parte, perché giustamente ci sono persone che sono interessate a questo tipo di evento e non alla parte vendita accessori, capi di abbigliamento, consulenze o altro, ed è giusto che ognuna abbia la possibilità di sapere che cosa riceverà, di leggere quello che vuole leggere, di non essere molestata da mail invadenti. Le mie non sono invadenti, però mi rendo conto che se non ti interessa, non ti interessa. Quindi questo è quanto. Per il primo evento, vi dicevo, ci saranno i miei accessori. Ho fatto una cosa bellissima perché ovviamente Laura mi ha chiesto: ma per l'organizzazione delle scarpe, come ci organizziamo? Cioè, come vogliamo presentarle? E io ho dato un'idea,
Non ve le posso svelare tutte, ovviamente, però un'idea è quella che vi consiglio. Soprattutto se siete clienti moda essenziale e avete accumulato negli anni tante scatole delle nostre che sono nere. Ed è vero che c'è una scatola qui, sono scalza in questo momento, tra l'altro sono dettagli che magari potevo anche non darvi. Ok. Le nostre scatole hanno tutte la scritta del nome del modello, il tipo di pellame impiegato, l'altezza del tappo, della suola, quello che c'è. Però io mi rendo conto, perché ovviamente è un problema che ho anch'io, che quando le hai tutte impilate non è sempre facile capire che cosa stai cercando. E se come me funzioni molto con la visuale e con lo sguardo, ti può essere utile fare... Questo è uno spoiler che però non so se posso farvi vedere adesso. Vabbè, sì. Ti può essere utile avere la foto della scarpa appiccicata alla scatola. Così visualmente, visivamente, questa era la parola, sai esattamente che cosa hai davanti e quindi prendi la scatola che ti interessa e non impazzisci. Ho fatto stampare intanto due foto proprio per fare da esempio. L'altra scarpa è lo stivaletto, questo, che tra l'altro ce l'ho pure lui qua, che ancora non è uscito nello shop, però forse per quando uscirà il vlog sarà online, se no lo saprà qualcuno solo in anteprima, e che porterò all'evento perché ovviamente mi sono arrivati e quindi insomma ci sarà la possibilità anche di vederlo. Mi sembrava carino fargli fare pure a lui un po' di scena. Questa scarpa tra l'altro è un omaggio a un modello della prima collezione, quindi vabbè, facciamo che sia online, ci sarà poi il video dedicato, non voglio dilungarmi qua. E un'altra cosa invece che mi resta da fare, perché la faccenda foto l'ho fatta, la parte di allestimento cinture l'ho fatta, non vi posso far vedere perché è già tutto in location, visto che abbiamo fatto delle prove, e mi manca invece da sistemare la faccenda sedie. Devo andare a ritirare le sedie perché abbiamo troppe invitate per le sedie che abbiamo. In realtà abbiamo poche sedie, comunque non possiamo lasciare le persone in piedi, quindi adesso io e voi e forse il mio autista privato andiamo a ritirare queste benedette sedie. Dopodiché non resta che presentare l'evento, prepararci e dare un senso alla nostra esistenza. La vita glamour di un'imprenditrice digitale del 2024. Tra l'altro questa scena è falsa, perché sembra che io abbia un aiuto, io non ho mai un aiuto se non quando faccio i video, perché tu tieni la tua immagine, non la mia. E mi fa ridere questa cosa perché io vi dico sempre che sono da sola a gestire la parte creativa, la logistica, le spedizioni, il servizio clienti, ricerca fornitore, amministrazione, sono sempre io, però poi faccio i video e c'è sempre ovviamente il supporto, ma è una cosa che non c'è sempre, infatti poi vabbè, venerdì ovviamente non ci sarà, sarò da sola, è che ogni tanto se riusciamo a fare le cose con un po' di aiuto male non fa, però nella maggior parte del tempo giuro che sono da sola. Risulterò poco credibile, ma è la verità, lo vedrete anche nei futuri vlog. Comunque, operazione sedia portata a termine con successo. Detto questo, ci resta solo la parte bella, quindi l'evento vero e proprio, la preparazione, la scelta dell'outfit. Non ho ancora deciso come vestirmi perché è riesplosa l'estate, però da dopodomani dovrebbe ricominciare a piovere, quindi ci sarà l'umidità e quindi i capelli crespi. Calma, non è quella la priorità, nessuno viene a vedere lo stato di crespitudine dei miei capelli, verranno tutte per imparare a rivoluzionare in modo positivo l'armadio e la skincare in vista dell'autunno. Non devo parlare di capelli crespi, ricordati, non parlare di capelli crespi. 3 days later. Converrete con me sul fatto che scegliere la giornata migliore per andare dal parrucchiere a fare la piega pre-evento non è tra i miei talenti migliori. Ne ho altri belli come questo. Comunque l'unica cosa importante da dire è meno uno al grande giorno. Beh, decisamente meglio, decisamente meglio. Ora andiamo a finire le ultime cose e poi evento. The next day. Per il prossimo evento dal vivo sarò vestita così. No, 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 aspettate, non mi sono spiegata. Sarò vestita così per allestire il prossimo evento dal vivo. Il look che invece ho scelto proprio per l'evento è questo. Oh no, di nuovo un errore, non è questo, ma questo. Da Sporty Spice a signora è un attimo, gonna in maglia, décolleté con tacco basso perché starò in piedi tutto il tempo e la camicia è ovviamente un omaggio alla padrona di casa, nonché mia amica Stefania. Ed il grande giorno è arrivato e io sono seduta per terra con una gonna di paillette, le scarpe che ho appena tolto, che sono queste, che qualcuna di voi ha, e perché sto registrando un video per l'altro canale, il mio canale, quello sulla moda, che è una collaborazione con un'azienda, quindi sto creando degli outfit, sto facendo un po' di cose. E lo sto facendo oggi ovviamente, perché che fai, ti riposi la mattina del grande giorno con l'evento, con tutta la pressione? No, no, non ti riposi, perché almeno la strategia è questa: ti distrai, non ci pensi, non stai lì a dire oddio ma questa cosa la riuscirò a dire, devo riprovare il mio discorso. No, ti distrai e fai altro. Quindi in questo momento sono un attimo in fase relax perché sto esportando i video, devo rismontare tutto lo studio adesso, fare la parte anche parlata appunto del video oltre agli outfit, e poi preparazione reale, quindi mi devo
ristruccare completamente, ritruccare completamente. Fuori sta piovendo, questo tempo io lo odio, soprattutto se devo uscire, se devo stare qua a fare quello che vuole fuori, ma se io devo uscire e andare in città, dai, smettila con sta pioggia, smettila, smettila. Qualche ora dopo sono di nuovo ritruccata, non ho il rossetto perché lo metterò dopo, perché voglio ancora continuare a bere e a mangiare anche magari mentre allestiamo, quindi non è inutile che lo metto, sono quelle tinte che poi tirano un sacco le labbra. Direi che a questo punto andiamo ad allestire, ha smesso di piovere. Il tempo fa schifo lo stesso, però io avevo chiesto non pioggia, poi sul resto ci accontentiamo, non è che qua possiamo pretendere l'impossibile. Comunque andiamo, andiamo ad allestire. Le ragazze sono in preda all'ansia, io all'eccitazione, è importante chiamare le cose con il loro nome. Sono contenta di fare questo evento, non è un'ansia brutta, è un'ansia positiva, quindi chiamiamola eccitazione. Sono eccitata e non vedo l'ora di conoscere le nostre ospiti. Vi faccio fare un piccolo tour al volo dell'atelier pronto per il nostro evento. Il buffet verrà nascosto dal paravento, qui c'è una selezione di una selezione di capi con essenza e anche di un nuovo brand di cui poi magari vi parlerò con calma. Qui c'è l'angolino di Daniela Sidonia, quindi tutto l'angolo skincare, e poi il clou dell'evento avverrà dentro questo armadio. Vi volevo far vedere una cosa bellissima. Sussurro perché se mi sentono poi vengono qui e non mi sentite più. Questo è tutto fatto a mano ed è questo nuovo brand che sarà poi anche disponibile qui in atelier. Vi linko tutto, vi metto tutti i riferimenti, e c'è anche la versione a maglione, sempre con questo ricamo bellissimo. E poi vi faccio vedere un'altra cosa, questo cardigan scaldacuore che è sottilissimissimissimo, ma è caldissimo perché è in cashmere. Meraviglioso, e fanno tutto loro, tutto fatto a mano, ovviamente tutto made in Italy, azienda piccola, femminile, come noi. Questa cosa ovviamente accomuna tutti, oggi sto ridendo, scherzando, però dietro c'è veramente un sacco di lavoro che crea cose così belle. Ok, mancano 20 minuti, sono vestita, non mi vedete. Vabbè, non mi vedete, sono pronta. È ora di spostarci di là adesso, quindi da adesso in poi io non sono più responsabile di quello che vedrete in questo video. Spoiler, i tessuti, mancano 3 minuti all'apertura, stiamo partendo. Buonasera, certo, come avete fregato un po' la battuta iniziale, perché io volevo iniziare proprio. Allora, bene, allora ci accomodiamo tutti. Buonasera a tutte di nuovo, sono Sara, lavoro nel digitale da 15 anni, nel settore moda, e 5 anni fa mi sono lanciata in un'avventura simile alla sua. Io mi occupo di accessori, scarpe, borse, cinture, 100% made in Italy, tutti fatti da piccole aziende italiane. Vendo principalmente online e ogni tanto con Stefania organizziamo degli eventi, dei pop-up, perché abbiamo capi che comunque funzionano molto bene tra loro, e la cosa curiosa è che lei è diventata mia cliente, ora io sua cliente, e poi amica, quindi è successo tutto dal digitale sempre. You make me crazy like a kaleidoscope, blurring my vision, lead me on with invisible. Oh, you give me just enough to hold out. Si capisce dalla faccia che l'evento è finito ed è stato bellissimo, devastante, ma bellissimo oltre ogni aspettativa. Sono così orgogliosa di quello che abbiamo fatto che devo dirlo adesso, perché poi arriverò a casa e sarò distrutta e non lo dirò più, e lo devo dire. Siamo state brave. Nell'ultima clip ero decisamente in forma smagliante rispetto ad adesso, sono completamente sfatta, però c'è anche da dire che nel frattempo è 00:36, quindi sono anche giustificata. Sono ovviamente arrivata a casa, è stata una serata bellissima di confronto, di chiacchiere, di prodotti, accessori toccati, filati toccati, tessuti toccati, scambio. Veramente un'esperienza bellissima, e vi posso dire che è stata un successo, nonostante fosse appunto la prima, nonostante fosse il primo evento in cui dovevamo far funzionare tante cose anche molto diverse e tanti momenti diversi, e quindi sono arrivati feedback positivi, ma anche da sole ci dobbiamo dire brave. Questo lo dico anche alle altre 3 ragazze, 4 con Daniela, che comunque ha avuto anche lei un ruolo importante stasera.
È stata veramente una bellissima esperienza. Abbiamo avuto anche dei feedback tra di noi su quello che c'è da migliorare e adesso non ci resta quindi che riposarci stasera. Da domani lavorare al prossimo lancio, perché stanno per uscire nel sito gli stivaletti, che in realtà voi avete già visto perché questo video appunto è durato qualche giorno e uscirà quando gli stivaletti saranno online, e poi cominciare a lavorare alla prossima data del nostro incontro in atelier. Gli eventi sono tutti diversi, quindi noi quattro ci siamo sempre, poi abbiamo sempre ospiti diverse, sono sempre totalmente gratuiti per chi viene, ma sempre a numero chiuso, proprio perché vogliamo questa idea di potervi coccolare nel momento in cui entrate in atelier e vi intrattenete con noi. Avere tanta gente solo per il gusto di dire abbiamo tanta gente non ha senso. Vogliamo conoscervi, vogliamo intrattenervi, vogliamo potervi raccontare il nostro mondo e anche scoprire il vostro, perché anche in questo tipo di contesto nascono anche delle belle sinergie che poi diventano sinergie professionali. Quindi è proprio un mondo molto coccola. E la prossima data sarà l'8 novembre, il focus sarà diverso, quindi anche l'argomento sarà diverso. Ci sarà una consulente d'immagine, si chiama Valeria, che farà una piccola introduzione sulla body shape e probabilmente farà anche dell'analisi di body shape direttamente lì, e poi ci saremo noi con i nostri accessori, capi e altro. Quindi diciamo che l'idea è sempre integrare noi in questo mondo, portando però anche altri ospiti, che è la cosa più bella. Quindi se volete essere invitate al prossimo evento, che vi dicevo è gratuito ma abbiamo un numero limitato di posti, in questo momento vi posso solo dire scrivete alla mail del servizio clienti, quindi info@modaessenziale.com, e poi da lì vi giro l'invito, vi dico dove scrivere, ma probabilmente vi girerò direttamente io l'invito, perché stiamo definendo le cose e a 00:36 non gli posso dire ragazze, allora qual è l'indirizzo a cui devono scrivere, quindi intanto scrivete a me e poi ci penso io. Direi che è tutto per questo vlog backstage, non vi ho fatto vedere nulla dell'evento, ma lo scopo era proprio farvi vedere il dietro. In realtà vorrei che gli eventi fossero veramente per chi viene, e comunque essendo poi parte interessata è difficile riprendersi e togliere l'attenzione a chi è davanti, quindi non ci saranno mai video dell'evento. Venite all'evento se siete in zona e piano piano, magari se la cosa prende piede, verremo anche da voi, usciremo dall'atelier e verremo da voi. Per adesso vi ricordo tutti i link delle ragazze nell'info box. A breve io e Stefania, con Essenza, quindi la proprietaria della sartoria, faremo anche una diretta Instagram insieme per presentare le nostre due collezioni insieme. Sarà molto interattiva, indosseremo i capi, chiacchiereremo come al solito del più e del meno. Quindi se non ci seguite su Instagram, venite su Instagram con Essenza e Moda Essenziale, e probabilmente nei prossimi giorni vi diremo proprio la data e l'orario della diretta. Detto questo, sembra un film dell'orrore, quindi direi che basta, la mia faccia non tiene più. Ci vediamo nel prossimo video un po' più rilassate.